adesso che è più bello. Ladies and gentlemen, good evening e buonasera a tutti. Yes. Caldo a fare la sauna, thank you, se mi magari soffiate. Benissimo, adesso fa... ma si sente bene o si sente male? Si sente? Sì. Si sente? Male. Male. Ok, chi ha visto lo show ieri qui alzi la mano. Allora Giulia per piacere a casa, anche voi la famiglia Bradford a casa, siete 50 fratelli, yes. Quindi vabbè, iniziamo allora. Iniziamo? La famiglia. Io no. No! Io che mi sciolgo dal caldo. Bene, mi serve. Allora, il fratello del signore lì che sta riprendendo. Sì, sì, no, proprio lui. No, quello è con gli occhiali. Se si può togliere gli occhiali da vista, please, da sole. E lui, quello con i capelli lunghi. Belli corti. Sì, sì. Dai, prima che muoio. Di qua, di qua. È come lui. Benvenuto. Chi è che ha detto è come lui? Lui. Vediamo un po' chi ci può essere qui. Lei può venire un attimo a abbandonare la bambina lì al marito e viene con me, dai su che non è geloso, guardi qua. venga, ci mettiamo un po' qui che c'è un po' meno sole, yes, uno di qua e uno di qua. Nome? Federica, benvenuta, da dove viene? È lo stesso, anche lei è il stesso paese, vi conoscete? È pronta a immortalare questa cosa che faremo adesso? Allora, la cosa è molto semplice, dammi la mano un secondo qui così, io tanto mi siedo e sarete voi protagonisti. Quando io schiaccerò la tua mano, guarda il pubblico, guarda là, quando io farò così, tu farai come come dal dentista, guarda me, così. Prova, quando senti la scossa. Più come dirà wow. Ok, mi raccomando, è molto importante, solo quando faccio così, benissimo? No, ma a me qui non scappa. Dammi la mano che è te e prova. Benissimo, benissimo. Adesso faremo un viaggio nel tempo. No, la mamma non è sempre così la mamma, non è. Non ti preoccupare, amore. Faremo un viaggio nel tempo, andremo verso il 1800. Chi acquista l'Arena di Verona si ricorderà dalle prime note musicali. Siamo pronti? Vai! Mi piace che
signore e signori, direttamente dalla Traviata di Verdi, Violetta, e il conte, come si chiamava lui? Paolo, il conte! Ma che Dracula! Oi, oi, oi! Bene, dopo questa figuraccia, e Luke, se vogliamo dare una mano, anzi, no, aspetta. Che devo andare? Guarda che ti stanno filmando domani tutti su YouTube, eh? 1, 2, 3, signore e signori, Titanic! Vai! Aspetta, non è che un 2, 3, Chuck si gira! 1, 2, 3, Chuck! Azione! Prima scena! Vai, gira la manopola! Piano, no, ferma! Il mare che inizia a ondeggiare! Kate Winslet, vai piano lentamente. Houston, morì. Pizzica, il mare mosso. A sogliola. Delfino che salta, è a tonnara. E guardi giù con i pensieri assorbi. In fondo giù nella prua c'è il baldo giovane. Una volta, aspetta! C'è il baldo giovane, alias Leonardo DiCaprio, che punta la sua vittima, punta di più. Punta la sua vittima e dice la parola. Ti salverò. Sei l'amore della mia vita, il mare non ti avrà, io ti salverò perché il pesce non ti avrà, non ti mangerà il tonno, neanche la sogliola e neanche il cefalo, ma ti mangerò io. Guardi lei, è la venisse al mare. È l'amore della mia vita, i pesci non ti avranno, il mare non margirà il tuo bellissimo corpo. È l'amore della mia vita, ti salverò. Vai di capo, vai, mare mosso, piano! Vai. Cingila! Il mare li sommerge, giù, voi due giù, e il mare va giù. Copriteli! Splendida interpretazione di Titanic, penso che gireranno altri film. Nella parte di DiCaprio, Mauro, credo che non si farà più rivedere. Nella parte invece di Kate Winslet, così. Nella parte del ciacchista, il marito di Giusy, Maurizio. Aspetta, facciamo un saluto come si deve, aspettate lì. Così camise, qui con la manina. Andiamo. Vai, via. Sì, adesso. Anche questo è il mio.